Oggi è il compleanno di Leonardo da Vinci, un'ottima occasione per parlare della sua preziosa eredità in campo scientifico. Leonardo fu, come lui stesso disse, homo sanza lettere, cioè un autodidatta. Questo gli diede la possibilità di avvicinarsi subito alla vera maestra, alla sperienzia, cioè all'osservazione diretta, alla pratica, senza concentrare eccessivamente la sua attenzione sui testi degli antichi, ma leggendo i libri scritti in italiano. Prima osservare, diceva, poi tornare alla teoria con la ragione. Fu anche molto fortunato perché visse il profondo rinnovamento portato dall'invenzione della stampa. Se nel 1452, infatti, Johannes Gutenberg aveva inventato il torchio tipografico a caratteri mobili, nel 1769 nasceva in Italia la prima stamperia e negli anni successivi fiorirono molte case editrici, soprattutto a Venezia. Quando Leonardo si recò proprio a Venezia nel 1500, vi erano oltre 100 tipografie che avevano già stampato più di 2 milioni di volumi. Sappiamo oggi che nel 1504 Leonardo possedeva 50 libri di letteratura, 40 a carattere scientifico, 3 di matematica, 10 di arte e letteratura e 8 di religione e voleva acquistarne molti altri. Questo gli permise di evolversi, di continuare a studiare, di rivalutare l'importanza della teoria, cogliendo la relazione reciproca che lega e rafforza l'osservazione dei fenomeni e l'impianto teorico. In altre parole, fece sua l'aristotelica complementarietà induzione-deduzione. Dunque, osservare i fenomeni per indurre una teoria generale e usare questa per prevedere i risultati. In più, grazie all'attenzione che rivolse al lavoro artigiano e alle botteghe, fece propria quell'abilità nella costruzione di strumenti di precisione che arrivava dal mondo arabo. Inoltre, era dotato di una curiosità inappagabile e di conseguenza di uno spirito d'osservazione prodigioso. Pensate che era in grado di osservare il movimento delle ali di una libellula in volo. Continuò per tutta la vita a stupirsi e a fare domande che normalmente fanno i bambini, e questo dovrebbe farci riflettere parecchio. Fu certamente un precursore di quel metodo conoscitivo che qualche anno dopo avrebbe portato alla nascita della rivoluzione scientifica. C'è però un aspetto fondamentale che oggi non dobbiamo dimenticare. A differenza dei protagonisti della rivoluzione scientifica, Leonardo non disponeva di modelli matematici astratti per comprendere o ricavare le leggi che regolano il funzionamento della natura. Così si affidava a mezzi diversi, come ad esempio le somiglianze e le analogie. La sua mente e la sua penna spaziavano alla ricerca delle rime della natura, con un andamento poetico e artistico. Ad esempio, mentre tratteggiava i ricci di una donna, disegnava anche il flusso turbolento dell'acqua. Mentre studiava le vene del corpo umano, abbozzava virgulti e germogli. Se pensiamo che oggi questo andare per somiglianze e analogie sia stato sostituito dal metodo scientifico e matematico, allora sbagliamo e non poco. Non esiste infatti un metodo aureo scientifico e semmai il metodo matematico si è affiancato ad altri che già esistevano, come quello di Leonardo. Anche oggi, infatti, la conoscenza, in particolare quella scientifica, consiste proprio nella capacità di tessere analogie, di vedere legami fra oggetti, concetti, fenomeni che solo apparentemente sono slegati e distanti. È l'abilità di intuire o creare trame invisibili mai immaginate prima. Quando diciamo che la conoscenza scientifica ha bisogno delle materie umanistiche, intendiamo proprio questo: avvicinare mondi distanti, osservare la natura come un'unica opera d'arte per favorire la creatività e la conoscenza. Questa è una delle eredità più preziose che ci lascia oggi Leonardo.